Cioè? Come cioè? Cosa vuol dire? E cioè? Quale massoneria? Quale? Quale loggia? La massoneria è una sola! Quale loggia? Quale loggia? Carlo, Carlo, sempre Milano, vai. Pronto. Vai, dimmi, dimmi. Dunque, sarò molto breve, quattro parole e poi vi ritiro. Sì. Io volevo parlare della massoneria. La massoneria. No, questo è importante. Che volevi dire sulla massoneria alle 19:22 di oggi? Cosa allora, volevi dire? Allora richiamo domani. No, dimmi, dimmi Carlo, dimmi. Ancora perché, domani, dimmi, perché? Perché cambia. Voi parlate tanto di sesso e di altre stronzate. Comunque la massoneria, se non la massoneria, sì. È dilaga. Dilaga? Sì. Dilaga in Italia giorno per giorno. Ecco, dilaga giorno per giorno. Attenzione, parente di Alessio questo. Attenzione. No, 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 sono parente di Alessio e di Alessia. Io dico soltanto... Di Alessio da Padova, lei è un parente. Avevo già chiamato io anche ieri sera. Sì, sì, va bene, d'accordo. È probabile. Andiamo avanti comunque con l'analisi, sì. Quindi la massoneria, sì, prego. Sappiate che sì. I dirigenti sì. Finanziari, sì. I gruppi di banche, quelle che comandano in sostanza l'Italia, le grandi lobby, chiaro, che possiamo contare sulle dita di due mani, non di più, sì. Dettano al nostro Presidente del Consiglio, che è un affiliato alla massoneria, dettano quello che lui deve fare. Lui, certo. Stronzo, incapace, sì. Obbedisce alle direttive della massoneria. Quale massoneria? È una sola. Che domande fai, mamma mia. È quella che condiziona quale il 90% della popolazione italiana. Cioè? Come cioè? Cosa vuol dire? E quale massoneria? Quale? Quale loggia? La massoneria è una sola! Quale loggia? Quale loggia? Allora, il tuo presidente del Consiglio... Fa andare avanti. Sì. Il tuo presidente del Consiglio... Però sì. Quale massoneria? Come si chiama? Fa venire in mente come si chiama sta massoneria, Carlo? Un burattino. Ma un burattino, come si chiamerà un nome sta massoneria, no? Senti, ma tu sei un ignorante o cosa sei? Massoneria. Sì, ma ci avrà un nome, massoneria bubù. Non dico vecchia come il mondo, ma quasi. Sì, ma come, ma si, nome, chiama? Come si chiama? La loggia, come si chiama la loggia? No, ma chi parla di loggia? Che l'abbiano suddivise in logge? Logge più o meno importanti, sì. O più o meno evidenti, è un discorso, ma la massoneria così in generale, una cosa unica, sola, sempre. Sì, ma chi sarebbe il capo? Chi sarebbe il capo? Il capo della massoneria. Ma voi fate di quelle domande proprio da cazzo. Ah, scusi. Fate delle domande, chi è il capo della massoneria? Chi è il capo di questa massoneria? Chi è il capo? Ma vaffanculo, va. Chi è il capo? Ti dico semplicemente che questo burattino... Ma sì. Chi? Manca il soggetto, no, il verbo! Questo è Renzi. Il burattino, a me viene in mente... Chi ti viene? Arlecchino, certo. Arlecchino, servitore di due padroni. Sì. Ma di cosa parla? Come presidente del Consiglio, un burattino. Che a differenza è servitore di un padrone! Quale? Opera sotto dettatura da queste 7, 8 o 9 lobby. Ah, sono 7 adesso. Condizionano l'Italia. Pensavo una. 8, 9 possono essere anche. Ma hai detto una? Hai detto una prima! O lobby? Ma tu sei. devi andare a prenderti un caffè, forse ti svegli un pochino. No, ma hai detto una massoneria. Un saluto. No, aspetta, sette lobby, poi. Sette lobby, poi. Richiamo un attimo, che è interessante la mappa delle lobby.